Guys, welcome back to another video. Whatever you are, special greetings to you. And don't forget, if today is your first time, please do me a favor by subscribing to the channel. Also, don't forget to hit on the notification bell. Whenever you drop video, you can also get it and watch. And if you are old subscriber, thank you very much for being part of this amazing family. And don't forget, this channel is all about education, entertainment, and document. So if there is any update, we come here and we give it to you guys. So guys, today we are here once again to talk about Abubakar Sumaworo. Finally, he has met the interior minister, and we are also going to talk about one black man called Paolo, and then we are going to look at what he also talked about, the immigration system in Italy. So guys, without wasting my time, let's do this thing together. Yo guys, I hope you all know Abubakar Sumaworo. That is the man of the moment who is trying, the black man who is trying, so that all immigrant or all invisible or all undocumented immigrant in Italy to get document. This man is fighting a lot day in, day out to try so that all immigrants that are living in Italy to get documents. So this man get opportunity to meet the interior minister Luciano Lamorgese, and let's read what this man talk or this man went and discussed with the interior minister. But before that, let me even show you their caption, their picture they took, so that you will know that it is true that the man Abubakar Sumaworo has met the interior minister. Okay guys, let's read what Abubakar Sumaworo wrote after when he came back from Luciano Lamorgese. Okay, he said, nell'incontro ordinario con la ministra dell'interno Luciano Lamorgese, in presenza del sindaco di Milano Beppe Sala. You know, this Beppe Sala is also a friend of this Abubakar Sumaworo. Whatever this Abubakar Sumaworo is doing, this Sala is always supporting this Abubakar Sumaworo. So he said, abbiamo illustrato la necessità di uno. So he is going to, say what they discussed yesterday. He said, uno, that is, prima or one, regolarizzare tutti gli invisibili per tutelare la loro salute e quella pubblica. You understand? To give all invisible, all immigrant that don't have documents, all to give all of them document. And then the second one is riformare il sistema di accoglienza per valorizzare l'esperienza virtuosa di chi salva le vite in mare e in terra. You understand? That they should try to, give a good hospitality, just give good hospitality or hospitality to people who came from the sea or whether from land, who traveled by land or by sea and now is found in Italy here. Three, he said, intraprendere politiche migrato diverse in rottura con gli attuali decreti di sicurezza. You understand? The political system, the way they take immigrant laws, they should take it well. You understand? It's not like this our Salvini law that it came and it was killing many people. And then they also continue to say, non smetteremo mai di lottare per i diritti di tutti gli esseri umani allongeni e autoconi, perché la cosa giusta si combattano primi gli esseri umani. You understand? He said they will not stop telling these issues or giving up these issues, so that people will know that being a human being or seeing your fellow human being, whether black or whether red, we are all human beings. So the first thing you have to be is that just be good to all person or all color that you see. You understand? So this Abubakar Sumaworo is doing amazing job. So I think let's pray and see what is going to come out from this message or this, or what he discussed with the interior minister. So I hope things are going to change or things are going to move well, because you know this Abubakar Sumaworo, when he talks, it goes fast, and then he has many people who are supporting him. So I think by the grace of the Almighty God, something good is going to come out from this thing. So guys, let's move on to the other story. One black man called
Paolo, I don't know this man. I have to go further and then see this man where he is based, so that I'll get more information about this man. But for this time around, what this man is saying is that immigrants that are arriving in Italy, we Italians cannot take care of all the immigrants, so they should go send them back to Africa. They should send them back to Africa because Italy cannot say they are going to, give hospitality to all immigrants that are arriving. Then they are going to take care of the Africa. I don't know, sometimes some of this black men, what they are thinking about their fellow immigrant, you understand? Because sometimes they want immigrant to suffer, you understand? How can you say this? He says Salvini is doing amazing job. What Salvini is doing is a great job. That's what the man is saying. That's what the man is saying. And then he's also saying that they should show immigrant how to fish, but they shouldn't give fish to immigrant. Guys, it's not easy. I don't know the kind of fish they are giving it to immigrant, and this man is saying they should show immigrant how to fish. But I don't know if they say we should fish or immigrants should fish. I know immigrant can fish because this Mediterranean Sea immigrant has even passed through it. And then if you are telling immigrant to go and fish, I think they are going to fish for you. They are going to do it, and they are ready to do it. I know what I like about this immigrant, we immigrant, is that we like working. Most of us like working. We need it. We need to work, you understand? But the work is not there, you understand? So I don't see the bad thing about telling us to go and fish. And then at the end of the day, nobody is giving us a fish which is ready, you understand? So guys, let's go to the conversation of this Paolo. So when we come back, I think we can give you the rest of the news for today. L'immigrazione va fermata in questo momento perché non ci sono più le capacità di poter ospitare persone. Queste persone vanno aiutate a casa loro con aiuti diretti alla popolazione, con aiuti concreti, perché per anni abbiamo fatto aiuti sbagliati. Certo. A queste persone bisogna imparare a pescare e certo, non dare il pesce già pronto. Certo. Questa è la mia idea e la porterò avanti a lungo, fino a quando non entrerà nella testa delle persone. Lui è la mia. Ecco. Perché ha incontrato Matteo Salvini? Cosa ne pensi di Matteo Salvini? Cosa ne pensi della Lega Nord? Vai. No, perché ho incontrato Matteo Salvini perché comunque credo che sia una persona fantastica, che dica le cose in modo reale e diretto, senza tanti peli sulla lingua. Matteo Salvini credo che sia il futuro, ha rivoluzionato la Lega Nord, ha rivoluzionato la destra. La destra non è sinonimo di razzismo, ma è sinonimo di realismo, di realtà. Quindi non aggiungo altro, perché comunque questo video, diciamo, dovrebbe essere un po' più corto, poteva certo, andare diretto, certo, diretto al alla testa delle persone. La destra certo, non è razzista. Quindi, e io ne sono la dimostrazione. Questo è molto importante. Vedi Paolo, no? Tu sei un esempio lampante di una politica, appunto in questo caso di destra, che funziona. Molti di voi potrebbero pensare, ma come, banalizzando, è nero e sta a destra. E io vi voglio dire sì, perché lui è una persona molto intelligente, molto bravo, e tu Paolo credo che sei lontano da quest'idea della sinistra di difendere immigrati clandestini, di difendere ogni tipo di immigrazione. Perché lo fai? Cosa ne pensi a riguardo? Diciamolo a quelli ottusi. Odio l'ipocrisia della sinistra che sfrutta l'immagine di questa immigrazione, che nuoce sia agli immigrati stessi sia al popolo italiano. È la dimostrazione vivente che tutte queste persone che dicono Salvini è razzista, la Lega è razzista, a quanto pare non è vero che è razzista, perché tu sei stato accolto nella Lega. Come ti trattano? Assolutamente sì, la Lega mi ha accolto benissimo, anzi ho tantissimi amici della Lega in tutta Italia che ogni giorno mi incoraggiano, mi mandano il messaggio, anzi vorrei approfittare per salutarli e certo, ringraziarli del sostegno che mi stanno dando. E continuerò, lo prometto, continuerò ad andare avanti con questa battaglia, che è una battaglia contro il falso buonismo di sinistra. Che cos'è il buonismo? Il buonismo è quell'atteggiamento, dico la mia, poi ti do due paroline anche tu. Il buonismo è quell'atteggiamento per cui dobbiamo essere accoglienti, dobbiamo essere generosi, dobbiamo difendere l'indifendibile. E allora io dico, io personalmente, no, l'integrazione è un valore, è giusto. Sia l'integrazione sia l'immigrazione, quando essa serve ad arricchire, mi arricchisco io italiano, ti arricchisci tu che viene da fuori, ci integriamo, in qualche modo ci fondiamo nelle culture. Questa è integrazione, questa è giusta immigrazione. Il resto è razzismo,
Come parlavamo prima, Paolo, noi viviamo in una situazione, questo vorrei che lo dicessi tu, di razzismo all'incontrario. Cioè non è il razzismo tradizionale che non esiste e che la sinistra inventa per prendere voti, ma viviamo in una situazione di razzismo al contrario. Dillo tu, perché tu sei molto più credibile, perché finché lo dico io mi danno del razzista. Vorrò vedere se avete coraggio di dare del razzista anche a lui. A me non mi potranno dare del razzista, perché sarebbe una barzelletta epica di quelle, proprio certo, la Fantozzi. E credo che bisogna lottare contro questa mentalità chiusa, questa mentalità che non è moderna, è arcaica. Certo. Bisogna cambiare le menti delle persone. Non sempre, ripeto, il sinonimo destra è razzismo. Anzi, io sono molto vicino agli ambienti di Casa Pound, che stimo molto. Diciamo com'è Casa Pound, come sono i partiti come Casa Pound, Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia, sono partiti razzisti secondo te, Paolo? Assolutamente no, sono partiti realisti che sanno che la situazione di adesso non è più accettabile, perché si va ad incendiare una situazione che prima o poi diventerà veramente difficile, un fuoco che si espande, che non sarà più controllabile. Allora io preferisco le parole dirette che vengono dalla destra, che sono coincise e non sono assolutamente razziste, ma tutelano certo, da una guerra tra poveri che certo, sicuramente scoppierà da qui a breve, certo, se non andiamo a tappare questo... Guerra tra poveri che si crea quando si dice... L'immigrazione è un valore, devono venire tutti. Tutti. È giusto far accogliere tutti in Italia? Assolutamente, Paolo? Non è giusto, perché se accogliamo tutta l'Africa, l'Africa... Non è possibile. Cioè, sì, è 50 volte più grande, quindi. Sì, l'immigrazione, ma sì, l'immigrazione con dei valori. Con dei valori con regolata, e soprattutto cerchiamo di integrare le persone che abbiamo, bravo, ok? Bravissimo. Non cerchiamo di portarne altre. Le altre le aiutiamo a casa loro, ripeto, con aiuti concreti. Casa Pound ne è un esempio. Sai che Casa Pound ha dei progetti in Africa? E dicono che sono razzisti. Perché non è razzista? Ma allora, la gente è vogliamo, vogliamo parlare del fatto che nella Lega Nord ci sono dei politici, degli esponenti, tra cui Toni Iwobi, che sono di colore? La Lega razzista, eppure ha degli esponenti di colore. Quindi, per la sinistra, togliersi il velo di maglia, quindi vedere chiaro, significa andare contro la Lega e non essere razzisti. Invece per una persona veramente intelligente, che veramente vuole vederci chiaro, si toglie di testa questa storia del razzismo, perché il razzismo non esiste più. Il razzismo per il colore della pelle è una stronzata, e purtroppo la gente come la Boldrini, la gente come la sinistra, eccetera, speculano molto più loro. Esatto, là. Mi viene pure male a dire il nome, perché la mia bocca non riesce a tirar fuori questo nome. Ma non so perché. Io perché l'ho sempre pronunciata Chieng. Invece? Come si pronuncia? Ma io non so come si pronuncia, non lo voglio neanche sapere, la persona mi basta. Quindi, secondo te, la sinistra, i centri sociali, Laura Boldrini, la Kenge e questi vari politici vanno a vantaggio di voi immigrati? Assolutamente no, vanno contro noi immigrati, perché bisogna tutelare gli immigrati che sono qui, facendo delle politiche di rispetto delle regole e che permettono a queste persone di integrarsi e di non scontrarsi contro altre culture che arrivano all'ultimo e fanno esplodere questa miccia. Io voglio tutelare le persone immigrate, questo che la gente ancora esatto, non ha capito. Però le persone per bene. Le tuteliamo andando a togliere le mele marce che sono qui in Italia. Ce ne sono tantissime. Basta aprire il giornale e vedere che 3-4 fatti di cronaca ci sono immigrati di mezzo. Chiudendo le frontiere, perché l'invasione poi incontrollata non è un valore. L'Inghilterra lo sta facendo, la Francia correrà ai ripari, la vittoria di Jean-Marie Le Pen lo dimostra, perché la... E io... Yeah, I hope you guys have heard the conversation of this Paolo with this man interviewing her. You understand? He said what Salvini is doing is very good, and then I need to go further about this man so that I'll bring more videos of him so that we will know where he's standing. I think for this moment I can call him, he's a brother of Toni Iwobi, because they are, you know, there are sometimes if you are doing something there will be a challenge. You understand? Look at Boubacar Soumaoro, the good job he's doing, but some
sometimes there will be some black people who will be, be at the back pushing that what he is doing is not good, you understand? But what Boubacar is doing is amazing job, and most of Italians like it, because you know most of Italians want to do this kind of work Boubacar is doing, but they cannot do it, you understand, because they are Italians. But they will, Boubacar is doing, I think they are going to support Boubacar. So guys, let me just let's just finish everything in three so that I think we can continue. Okay, Abu Sianfo, Babi Mobia and Chiasronko and then Enko and Mamu na and this video yeah media by unsubscribe ya mess also subscribe to your YouTube channel no now click notification bell no so a bright video but will be also on Sabbath can when you be a the information I say update ya a coso and a debram Boubacar tomorrow ya can who assemble bray and and I say and information I did but I say only interior minister our interior minister will tell you much me as she a manaka can a kuma soon sem and I say a diana or person or catcher no no I say about document for all immigrant and Matteo Salvini lost no and ansempi unim say my makan who was same bebre and you know or no mini interior minister and what my day or much me as she a the say nyamia doma be papa bedden a be free mu iodine abba and my yeah friend no Paulo or a black man, I was say, and you can say, or more the fish, a shay in some, I was so much a saying, you see, a yinam, and you can some with the enama. I already a shay in some, but I don't know, enama or more the a shay in someone, a man, you per se, yet me call now, yes, you acquire fishing, no, but yeah, I'm a banner saying, quiet fishing, I mean, sure, say, yes, so fishing, no, you be to me, iodine, you be to me, iapa, and you know, now information, and I say, update, I will have made a brand new video, it may also be to me, as she video, maybe an hour, and you're very useful to you, but ubi to me. A share video no ama unua na ono so nsa ayeden akana yenso yetimi aguru ye family no. Okay guys, that is all I have for you today. If you get the video and you are not interested in the video, you can share the video to someone who may like it, you understand, and then we can grow the official family. So guys, thank you very much for watching the video. I really appreciate, thank you for even clicking to see what I was going to say. I really appreciate the good job you guys are doing. Till we meet again in the next video. Bye-bye.